Pace e bene a tutti, carissimi fratelli e sorelle, ben trovati. Celebriamo i primi vesperi della quinta domenica di Quaresima. Ormai siamo prossimi alla Pasqua e quindi guardiamo veramente con tanta speranza a questo momento di gloria, di resurrezione, perché sia anche per noi un momento di resurrezione da questa difficile situazione. Ecco, viviamo questa comunione spirituale fra di noi, nelle nostre famiglie. Un tempo di Quaresima forse ancora più vero, perché ci porta a ritrovare, ecco, certi valori, a rivivere anche forse una fraternità, una solidarietà, una familiarità che altrimenti non avremmo vissuto. Quindi guardando anche in positivo a quanto stiamo appunto in questo tempo di prova. E allora diamo lode al Signore, celebrando questi primi santi vespri. Accoglio, Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono. Grande il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore, cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome. Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale. Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Prima antifona. Vi metterò nel cuore la mia legge, sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto. Ascolta la mia voce quando ti invoco. Come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra, non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori, che io non gusti i loro cibi deliziosi. Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera. Dalla rupe furono gettati i loro capi, che da me avevano udito dolci parole. Come si fende e si apre la terra,
le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi. In te mi rifugio, proteggi la mia vita. Preservami dal laccio che mi tendono, dagli agguati dei malfattori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi metterò nel cuore la mia legge, sarò il vostro Dio e voi il mio popolo. Seconda antifona. Nulla vale per me se non conoscere Cristo Gesù, mio unico Signore. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. Davanti a Lui effondo il mio lamento, dal tuo cospetto sfogo la mia angoscia, mentre il mio spirito sentiero dove cammino, mi hanno teso un lascio, guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita, io grido a te sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica, ho toccato il fondo della roccia, salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti faranno corona, quando mi concederai la tua grazia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nulla vale per me se non conoscere il Cristo Gesù, mio unico Signore. Terza antifona. Nell'ora della sua passione, Cristo, Figlio di Dio, imparò l'obbedienza dal Padre. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'ora della sua passione, Cristo, il Figlio di Dio, imparò l'obbedienza al Padre. Dalla prima lettera di Pietro. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello, senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Responsorio breve. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Tu che hai sofferto per i nostri peccati, antifona Magnificat. Il Padre ci renderà la vita, Lui che ha strappato Cristo alla morte, il suo Spirito abita in noi. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo misericordia, che aveva promesso ai nostri padri.
Padre ci rende alla vita, lui che ha strappato Cristo alla morte, e il suo spirito abita in noi. Gloria a Cristo che si è fatto maestro, amico, modello dell'umanità. Pieni di fiducia invochiamo il suo nome. Ripetiamo sì la vita del tuo popolo, Signore. Sì la vita del tuo popolo, Signore. Cristo che hai voluto essere simile a noi in tutto, fuorché nel peccato, insegnaci a gioire con chi gioisce e a piangere con chi piange. Perché la nostra carità diventi sempre più concreta e generosa. Sì, la vita del tuo popolo, Signore. Donaci la grazia di riconoscerti nei poveri e nei sofferenti, per saziare la tua fame negli affamati e la tua sete negli assetati. Sì, la vita del tuo popolo, Signore. Tu che hai risvegliato Lazzaro dal sonno della morte, fa che i peccatori passino da morte a vita mediante la preghiera e la penitenza. Sì, la vita del tuo popolo, Signore. Fa che molti seguano la via della perfetta carità, sull'esempio di Maria Vergine e dei tuoi santi. Sì, la vita del tuo popolo, Signore. Conduci i defunti alla risurrezione gloriosa, in particolare quelli morti a oggi a causa di questa epidemia, perché si allietino in eterno nel tuo amore. E lasciamo qualche istante di silenzio dove possiamo, nell'intimità della nostra famiglia, elevare al Signore la nostra preghiera. Nostre preghiere nella grande preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vieni il nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi, con il tuo Spirito. L'intercessione della Beata Vergine Maria benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, rimanendo uniti nella preghiera e restiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti per la vostra
partecipazione orante, ci diamo l'appuntamento che desidera alle ore 21:30 per la preghiera di compieta e la benedizione eucaristica. Buona cena e buona serata.